Un saluto amici, benvenuti sul nostro canale YouTube per il classico appuntamento del martedì. Nel video di oggi parleremo di Musa cuminata ed esattamente del banano siciliano. È una pianta molto rustica che si è adattata bene al clima delle zone costiere della Sicilia. Io che abito a 500 metri sul livello del mare in collina, la proteggo in inverno con dei giri di tessuto non tessuto. E così riesco a farla sopravvivere e a farla anche fruttificare. Nel video di oggi vedremo come spollonare, togliere tutti i polloni che non ci interessano alla pianta e vedremo anche il taglio del tronco che ha fruttificato. Quest'anno ho già raccolto ieri il casco e quindi andremo a tagliare il tronco che ha fruttificato, perché come ben sapete, questo una volta che ha fruttificato va tagliato e deve lasciare il posto al successivo che fruttificherà l'anno prossimo. E contemporaneamente a questo, visto che ne dobbiamo tenere tre di tronchi, tutto il resto viene spollonato e oggi lo metteremo a dimora in altri posti. Però prima, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella in maniera da ricevere le notifiche tutte le volte che caricherò altri video. Di mettere il mi piace e di mettere anche nei commenti le vostre impressioni, i vostri dubbi, le vostre esperienze, in maniera da poterci migliorare tutti. Ok, iniziamo pure. Questo di qua, come vedete, dal ramo che esce lì in alto, è il tronco che ha fruttificato. Questo quindi verrà tagliato alla base e poi procederemo, con la spollonatura. Come possiamo vedere, questo è il ciuffo dove c'era il fiore e quindi il casco. Ed ecco fatto, abbiamo ripulito sotto. Come si può vedere, questo è il tronco che abbiamo tagliato adesso. Come potete vedere, è solo acqua, è tutta acqua. Infatti, il tronco è fatto da queste foglie che ho tagliato, che si sono seccate alla base, che man mano vanno crescendo e formano il fusto della pianta stessa. Questo invece è quello che ha fruttificato l'anno scorso, che ho tagliato l'anno scorso. Queste sono le foglie secche che ho tagliato, che faranno da pacciamatura a quelle piante, a quei tronchi che io lascerò. Ora noi dobbiamo lasciare solo tre tronchi, i più robusti chiaramente. Questo è quello che fruttificherà l'anno prossimo, questo è quello che seguirà e questo è l'altro sostituto. Quindi noi andremo a togliere questo di qua, andremo a togliere quest'altro di qua. Quest'altro di qua, andremo a togliere quell'altro e quell'altro ancora. Vi farò vedere solo la spollonatura di uno, è inutile che vediamo la spollonatura di tutti, in maniera da poter capire come si fa, e dopodiché
farò il lavoro e andrò, alla fine andremo a metterli a dimora in piena terra. Iniziamo con scalzare un po' di terra tutto intorno alla base in maniera da poter recuperare quante più radici possibili. Ed ecco qua, vedete quante radici? Ok, questo lo andiamo a mettere subito a dimora. Intanto con un vaso scuro andiamo a coprire la parte di tronco tagliata, così eviteremo che possano venire fuori dei getti. Ricordiamoci che è una pianta pollinifera. E andiamo a riempire la buca che abbiamo creato con il terriccio che abbiamo spostato, coprendo così le radici anche della pianta madre. Completiamo il lavoro mettendo alla base le foglie secche che abbiamo tagliato prima. Le metto tutte per intero per il momento, ma poi verranno sminuzzate quando toglieremo anche gli altri polloni. Per velocizzare un po' il filmato, li metto tutte intere. Abbiamo preparato la buca, abbiamo messo un tutore in ferro e al tutore in ferro adesso metteremo sopra uno in plastica per evitare di danneggiare la pianta. Dopodiché, come si può vedere, gli do una chicca. È tutto pieno d'acqua. La pianta, il tronco che abbiamo tagliato prima, lo andiamo a mettere sotto in maniera che possa usufruire dell'acqua. Dopodiché andiamo a mettere la nostra pianta. La leghiamo al tutore.
e andiamo a coprire con la terra. Mettiamo giù tutte le radici. Vediamo se è ben dritta. E una volta che abbiamo messa dritta, andiamo a pressare il terreno. Infine andiamo ad innaffiare, a mettere acqua. Il video lo chiudo qui. Vi ringrazio per la visione. Vi auguro un buon lavoro a tutti. Se avete la possibilità, mettete queste piante che vi daranno molta soddisfazione. Sono belle anche da vedere come estetica. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in maniera da rimanere aggiornati sui contenuti che vado pubblicando. Mettete il like e i commenti. Nei commenti mettete anche le vostre impressioni, i vostri dubbi, le vostre esperienze in maniera da poterci migliorare tutti. Con questo chiudo. Un saluto, alla prossima. Ciao.